Salve, sono qui per un colloquio. Ti hanno mai detto del magnifico inizio di Ecit? No. Lo immaginavo. È una storia che non è mai stata raccontata. Ecit è una società informatica così giovane e così intraprendente da riuscire a entrare nel mercato Enterprise. Ha tale conoscenza delle tecnologie che riesce a impedire ai sistemi di morire. Riesce davvero a gestire sistemi così complessi? Sono capacità da alcuni ritenute ingiustamente non naturali. Non a caso c'è chi ha maturato un attaccamento molto forte. È venuto da me! Buongiorno, piacere di conoscerla. La forza è potente in te. Dimostra il tuo potere. Come sto andando? Il tempo è arrivato. Esegui l'ordine 66. Andate a pagina 394. Signore, ma dove ci troviamo? Questo non è affar tuo. È sufficiente dirti che sei qui per imparare. Andate a pagina 394. Ma non c'è qualcosa di più corto da leggere? Silenzio. Ora, chi di voi è in grado di dirmi quali sono i valori di Ecit? Nessuno? Davvero deludente. Il termine ECIT significa Enterprise Consulting Information Technology. L'azienda si basa sulla qualità dei servizi che riesce a erogare. I suoi valori sono innovazione, appartenenza e affidabilità. Come antidoto alla vostra ignoranza, voglio sulla mia scrivania entro domani mattina un'analisi dell'azienda, con particolare enfasi sulle tecnologie trattate. Signore, ma c'è il calcetto stasera. Allora vi suggerisco di fare particolare attenzione. La perdita di un arto non varrà come scusa. Pagina 394.
Ma io non ho ancora capito. Tu chi sei? Il mio maestro? No, io sono tuo padre. Aspetta, aspetta, mi sa che c'è qualche problema. Hai ragione, copione sbagliato. Ok, quando sei pronto vai pure. Tu non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze possiamo riportare l'ordine nell'informatica. Io ti insegnerò le vie per poter apprendere un immenso potere. Segui il tuo destino. Bene, questo era solo un assaggio. Cosa ne pensi? Sei dei nostri? Dove devo firmare? Hai visto? Ora si inizia a ragionare. Il marketing serve a questo. Serve a far sapere a tutti chi siete e cosa fate. È stato interessante dare un assaggio di noi. Ora però dobbiamo continuare, perché avete ancora un sacco di cose da raccontare. Sì, ormai ci ho preso la mano. Ho diverse idee in mente. Ah, dai, sono curioso. Facciamo un brindisi.